my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? A Bagnara c'è qualcosa che non va. Si vocifera di un matrimonio imminente. Andiamo a indagare. Da Majoral. Andiamo. Quindi ci sarà un regalo, Rosa. Ci sarà un regalo. Buonasera. 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 Prego, mi dica. Buonasera, salve. Salve. Piacere. Salve, piacere. Piacere, Pasquale. Mi metto da questa parte. Prego, piacere. Mi dica. Piacere. 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 Valentino piacere. E Rosa si sposano. Complimenti, sono contento, conosco tutte e due, so che lei è una brava ragazza. Caspita, ma da sto paese uno che ne conosci? Perché... vabbè, voglio dire, conosco lei che è una brava ragazza, lui un po' meno, quindi Rosa, te l'accomando. Come mai lui un po' perché meno? Perché è uno che è perspicace nelle sue cose. Amici di tante bevute, andiamo. Campare in giro. Stiamo entrando, siamo qui in diretta. Scusa, tre Campari Gin, grazie. Scusa, tre Campari Gin. Ti possiamo disturbare un secondo? Certo, mi dica. Allora, ti vorrei fare una domanda. Conosci Valentino e Rosa? Sì. Sì, allora sai che si sposano? No. Non lo sai? No. E adesso lo sai? Adesso lo sa, eh. Cosa ne pensi di questo matrimonio? Di Valentino? Parliamo prima di Valentino. Valentino, un gran pezzo di me. No! Oh, scusatelo. Sta facendo il caffè, non so cosa sta facendo. No, scherzo, un bravo ragazzo, è molto serio, Che dire? E di Rosa? Una bravissima persona. Vuoi salutarli, vuoi dire qualcosa? Ciao ragazzi, auguri agli sposi. Allora, abbiamo fermato questo giovanotto Stefano qui al posto di Bronco. È come Carabinieri dopo un po'. No, non è vero, non si emoziona. Vedi, mi sono amato. Vuoi fare gli auguri a Valentino Rosa? Mille. Sì. Allora, in diretta qui dal Bar de Forte abbiamo con noi uno dei proprietari. Abbiamo Pietro, ciao Pietro. Buonasera. Senti, stiamo facendo delle interviste per il matrimonio di Valentino e Rosa. Vuoi fare un augurio a entrambi? Certo, auguri agli sposi. Ci vediamo al matrimonio, ci sarò anch'io. Ci sarai anche tu. Certo. Io sono il cognato del fratello, dello sposo. Ok, senti, ti faccio una domanda. La bevanda preferita di Valentino? Campari Gin. Campari tanto Gin? Per cambiare. Tanto per gazzosa, Coca-Cola. No, non certo. Se ne parla. Fai un saluto agli ospiti che sono in sala. Un saluto a tutti, al Gabbiano, allo staff e a tutti. E agli sposi. E agli sposi. Grazie, la parte forte è tutto, a voi la linea. Allora, buonasera a tutti, siamo con un grande amico di Bagnara, col Cuzzo originale, io lo chiamo così, come no, si fa a chiamarlo. Gli altri sono masterizzati. E allora, stiamo facendo un'intervista perché si sposano Valentino e Rosa. Vuoi fare un augurio? Sì, ormai sicuramente siete sposati, perciò mi dispiace per te, bella mia, ti tocca questi occhi, tenetelo, per tutta la vita. Vi saluto, i migliori auguri. Siamo qui in diretta dal Dalì Pub, abbiamo con noi Luigi. Ciao Luigi. Buonasera a tutti. Allora, vuoi fare gli auguri? Sai, si sposano Valentino e Rosa, vuoi fare gli auguri? Certo, ci mancherebbe altro. Senti, ti voglio fare un'altra domanda. Quando vieni qua Valentino, di solito, qual è la sua bevanda preferita? Guarda, è una domanda abbastanza facile, Campari Gin. Anche qui Campari Gin, signori. Vuoi salutare Valentino e Rosa e tutti gli invitati? Ovvio, tantissimi auguri di un felice matrimonio. Grazie Luigi. Oh my.
Madonna mia, siete belli. Buonasera. Buonasera a voi, cari amici miei. Allora, buonasera. Si sposano Valentino e Rosa, li conosci? No, mi dispiace, però gli faccio i miei migliori auguri. Buonasera. Buonasera. Parliamo con? Concetta. E Salvatore. Oh. Allora, si sposano Valentino e Rosa. Volete fare gli auguri? Volete dire qualcosa per il loro matrimonio? Tanti auguri Valentino. A posto, volete salutare sì, in sala? Volete salutare qualcuno? Allora, siamo in diretta sempre qui dal Bar Delizzi, abbiamo beccato queste splendide signore. Parliamo, buonasera intanto, buonasera. Si sposano Valentino e Rosa. Allora, augurissimi Valentino e Rosa. Auguri, auguri per gli sposi. A posto, grazie, arrivederci. Qual è la sua data di nascita? 14/2/86. Il 24 settembre. Chi porta i pantaloni a casa? Valentino. Rosa. Chi prende l'iniziativa a letto? Entra. Sa che lo sappiamo, noi di tu, forse tutti e due. Chi ha l'ultima parola nelle discussioni? Rosa. Chi dice più bugie? Valentino. Chi è più disordinato? Valentino. Rosa. Chi cucina? Entra. Io. Chi pulisce casa? Io. Rosa. Chi ha la suocera più rompiscatole? Io. Chi paga le bollette? Io. Rosa. Chi è più paziente? Valentino. Io. Chi ha il culo più bello? Valentino. Chi guadagna di più? Io. Io. E qual è la sua bevanda preferita? Acqua. Peroni. Peroni. Grazie a tutti, salutiamo tutti i parenti, ciao, gli amici che sono in sala. Data di nascita della tua futura moglie? 24/91. Non me lo ricordo, ma sinceramente. Chi ha la suocera più rompiscatole? Mia suocera, sì. Ferma, porca... Ma santo, qua! Lo stesso stavo per ripetere. Sentivo la musica. Dai, io. Mi sono mi chiedo proprio per la delizia che non so più la musica. Io mangio, sì. Quanto è davanti? Lo Sherminator. Sì, certo, Sherman, quello che dici tu. Sono un sofisticatissimo robot del sesso rispedito nel passato per cambiare il futuro di una strafiga stellare. Mandala in orbita. Ci rivedremo. E vai! Sono lo Sherminator. Un sofisticato robot del sesso mandato indietro nel tempo per cambiare il futuro di una fortunata ragazza. Io sono fortunata. Esatto, Nadia. Sono una sofisticata e complessa macchina, mandata indietro nel tempo per guidare le menti giovani e immature. La mia missione primaria è quella di proteggere gli studenti di questo istituto. E poi tutta, dico tutta, l'umanità dalla minaccia terribile di un altro Stifler. Ma è necessaria una modifica del comportamento. Non è troppo tardi per cambiare il tuo futuro. Ehi, Valentino, sei riuscito a resistere per 4 anni. Come ti senti adesso? Rosa! 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 Valentino! Valentino! Abbiamo assistito al matrimonio dell'anno. È stato davvero eccezionale. Una figata da paura. Rosa! 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 Rosa, ti amo! Ah, era per ripetere.
come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Accolgo te, Rosa, come mia sposa. Io, Rosa, accolgo te, Valentino, come mio sposo. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. Auguri, finalmente ti sposi, mamma mia. Però un po' mi manca, devo dire la verità. Tanti auguri a te, Rosa. Allora, Valentino, finalmente è arrivato il momento di andare al suo posto, di metterti sotto a lavorare, perché io non ce la faccio più, io non posso lavorare più, ora devi lavorare tu per noi. Va bene, ti faccio di nuovo tanti auguri a te e a Rosa e in bocca al lupo. Tanti auguri. Auguri a mia figlia che oggi si sposa, mia figlia Rosa, vi auguro tantissima felicità a lei e suo sposo, che abbiano tutta la felicità del mondo. Mi allaccio agli auguri che ha fatto mio marito, vi auguro tanta 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 felicità, bene, salute, tutte bene, vi amo. Ciao, ciao. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry. Quest'anello è segno del mio amore, della mia fedeltà.
matrimonio che della mia fidelità. Dino e Rosa, questo è il nostro matrimonio, facciamo un applauso.